E ragazzi, buongiorno, guardate dove siamo. Siamo a Seul in occasione dell'Unpacked di Samsung, i nuovi foldable stanno arrivando, ma prima ci portano a fare un giro nel loro quartier generale. Quindi ragazzi, venite con noi, vi faccio fare un giro di tutto quello che ci fanno vedere, almeno delle cose che posso registrare. Andiamo! E siamo arrivati al SIMU, il Samsung Innovation Museum. È un museo sulla storia della tecnologia. Questo è solo il primo step di tutto il nostro tour di quest'oggi. Guardate quanta roba ho al collo. Dicevo, poi andremo a fare un bel giretto in un'area in cui i dipendenti di Samsung si rilassano, così, e poi andremo a vedere una casa connessa, una smart home. Insomma, sarà una giornata molto interessante. Allora ragazzi, questa per esempio è la prima televisione bianco e nero che Samsung ha prodotto nel 72. Nel 74 arriva il primo climatizzatore e negli anni 80, io a casa di mia nonna ce l'avevo, un coso così, arrivano le televisioni a colori, grandissimo frigorifero del 74. E questo ragazzi è un microonde, guardate qui, 1978. Arriviamo agli anni 80 ragazzi, questo è il primo stereo portatile a musicassette, e poi guardate qui, questo è un VHS, spettacolo. Cosa vi ricorda questo? A me ricordo un Commodore 64, in realtà è il primo personal computer, questo è l'SPC-1000, arrivava con un monitor a colori tra l'altro. Una delle prime telecamere 4 mm, e poi adesso vi faccio vedere una cosa fighissima che però non è mai stata commercializzata. In basso qui c'è un microonde e poi qui sopra c'era una piccola televisione. Ragazzi, figata questo, e non è mai stato commercializzato. E adesso è arrivato qualcuno che parla accanto a me. Non sono io. Esatto. Arriviamo all'88, questo è uno dei primi laptop di Samsung. Guardate questo hard disk quanto è grande, secondo voi quanto spazio ha? 48 MB. Siamo agli anni 90 ragazzi, questa è la prima telecamera digitale di Samsung, e qui è un bel lettore DVD, ma qui incominciamo a vedere prodotti che probabilmente alcuni di voi già conoscono, tipo questa stampante laser. Questa è la prima stampante laser. E arriviamo poi ai computer desktop. Questi sono i computer che mi hanno accompagnato nella mia gioventù. Questo invece ragazzi è un monitor LCD che si poteva convertire in televisione, aveva un doppio scopo, guardate che frame. E questo ragazzi è il primo TV al mondo con formato 12,8 noni, quindi si avvicinava un pochino ai nostri 16 noni. Ok, non sono dispositivi, ma vi racconto un pochino la storia di Samsung, che è nata nel 38 come General Store, e solo dopo molti anni hanno acquistato questo terreno, sono diventati un'azienda di elettronica, vabbè, lo sappiamo, e questa era la sede, anzi la prima sede di Samsung, che poi è stata trasformata in un museo. Questa invece ragazzi è la storia del logo di Samsung, prima era scritto anche in cinese, e poi piano piano siamo arrivati a quello moderno. Galaxy! Ti ho fatto la foto. Vai! Ok ragazzi, adesso ci hanno portati in una zona del museo in cui si parla della storia dell'elettricità, quindi non di dispositivi tecnologici recenti né di prodotti fatti da Samsung, ma proprio tutta la storia dell'elettricità e di come si è partiti dall'elettricità, dalla scoperta dell'elettricità, dallo sfruttare l'elettricità, a poi produrre i prodotti che utilizziamo tutti i giorni, compresa questa telecamera con cui sto registrando, che è sotto embargo. Ok, questo per esempio ragazzi è stato il primo, anzi diciamo la prima batteria della storia, molto diversa da quelle a cui siamo abituati, vero? Ed è del 1746, è veramente lei, eh? Non è una replica. Questi invece ragazzi sono i dispositivi creati da Faraday e che hanno aiutato comunque a scoprire i campi elettromagnetici. In tutta sostanza è grazie a loro che potete ricaricare gli smartphone wireless. Lui invece è un Quartz, è stato inventato però negli anni 80, diciamo. 86. Che batterie hai adesso? No, ora litio. Litio, ioni di litio, ok. Quindi diciamo che è un prodotto piuttosto moderno. Sì, modernissimo. Poi dopo aver dormito benissimo ancora meglio. Top. Questa che dietro di me invece, ragazzi, non vi sembrerà vero, ma è una lampadina. È la prima lampadina elettrica, è stata inventata nel 1808 e qui, insomma, si arriva un po' più nel moderno. Questa è la prima lampadina incandescenza, che è stata poi seguita da loro. Queste sono tutte le lampadine che Edison nel 1879
ha inventato. E poi ragazzi, adesso ci sembra normale comunicare con lui, ma nel 1840 in realtà si comunicò per la prima volta con lui, Mr. Telegrafo, e ci vollero circa 35 anni prima che Bell inventasse il primo telefono, che è lui. E nel 1896 arriva il primo telegrafo wireless, cioè su onde radio a distanze medie. Però ragazzi, ricordiamoci sempre che la prima trasmissione wireless è stata fatta da Marconi, Marconi Italian Marconi, nel 1901. Questa che vedete invece, ragazzi, anzi, indovinate, che cos'è? Cosa potrebbe essere secondo voi? Non è una botte, non c'è del vino, non c'è della birra. In realtà è la prima lavatrice della storia. 1911, ragazzi. Ed è stata la prima a funzionare con lui. Lui è un motore elettrico. Vedete, è collegato ad una cinghia che poi fa girare tutto il meccanismo. E questo, ragazzi, è parte del motore di lui. Il primo frigorifero, 1929, General Electric. Siamo al terzo step di questo viaggio nel tempo della tecnologia, o nel tempio della tecnologia, una zona in cui si parla di invenzioni che hanno poi aiutato a produrre i dispositivi che utilizziamo in questi giorni. Dietro di me, per esempio, si parla della rivoluzione dei semiconduttori, ma non è solo questo, perché è proprio grazie a questi piccoli componenti che le aziende hanno brevettato, inventato, testato, che noi possiamo utilizzare tutti i nostri dispositivi elettronici come se fosse una cosa normale, ma prima non lo era. Per esempio, prima che inventassero i transistor, molti macchinari si gestivano con queste valvole. E guardate che differenza! Questi sono i primi transistor del 1959, lui è del 1947. Ed è proprio grazie a questi transistor che poi si è riusciti a produrre dispositivi come questa. Questa è la prima radio a transistor ed è del 1954. Quello che spero voi vediate, anche se sono convinto che non riuscite a vedere molto bene, è il primo circuito integrato ed è grazie a loro che si è arrivati a loro. Questi sono i primi semiconduttori. Sulla destra la prima memoria di RAM del 1970 era da 1 kilobyte. Sulla sinistra il primo microprocessore ed è stato fatto da Intel, e il 4004 ed è del 1971. E da loro si arriva ai Pentium. Tu te li ricordi Pentium? Sì. E anche io me li ricordo i Pentium. Tre, però c'avevo... Il 486, dai. 486 che mi era bello, ero troppo giovane. Ma che volte ne hai? 35. Coop! È che voi ci crediate o meno, siamo nel 1930 e questa è stata la prima televisione mai realizzata. Guardate qui che displayino aveva. Si arriva quindi nel 1946, queste diciamo che le abbiamo viste anche in qualche film. Ma si parla sempre di televisioni bianco e nero. Questa è la prima televisione prodotta in massa, ne sono state prodotte circa 10.000 unità. E nel 1950 lui fece la storia, questo è il vacuum tube. E si arriva agli anni 60, guardate qui, queste sono le prime TV prodotte da Sony a transistor. Qui si torna a giocare in casa, ragazzi, queste sono TV prodotte da Samsung. Siamo nel 1975-1973, si parla ancora di TV in bianco e nero, finché poi, come per magia, nel 1954 arriva lei. Questa è la prima televisione a colori che è stata realizzata nella storia dell'umanità, ragazzi. E di lì poi abbiamo iniziato un pochino a sbizzarrirci, perché la televisione è diventata un prodotto di massa. Qua c'è il grande Michael Jackson, e quindi questa è la TV più interessante di questo museo. Prodotto di massa che poi si è evoluto fino a quelle che abbiamo a casa. Io avevo questa televisione a casa, questa è la Sony Trinitron, che arriva proprio nello stesso periodo in cui i videogiochi iniziarono a diventare un fenomeno di massa. E questa è la prima televisione che in realtà Samsung ha iniziato a vendere in tutto il mondo. Le vendite iniziarono prima negli Stati Uniti e fu un successone, e da qui poi la storia la conoscete già. Si arriva ai plasma, si arriva agli LCD. Questo è il primo pannello LCD realizzato con una diagonale di 82 pollici. E sono particolarmente affezionato a questa televisione perché è stata la mia prima TV che ho comprato con i miei soldi quando ero giovane. Era più piccolina di lei, era una 55 pollici, e quanto mi piaceva. E adesso iniziamo a parlare di cose che a noi ci piacciono tanto. Siamo nella zona in cui si parla della storia dei cellulari. Ragazzi, questo che state vedendo è il primo cellulare della storia.
E pensate che quando fu presentato nel 1985 costava più di $5,000. Lui invece è il primo smartphone, era di IBM, l'IBM Simon si chiama, ed è del 1993. Poi scommetto che qualcuno di voi lui lo ha visto di persona, questo è lo StarTAC, ha fatto la storia, 1996. E quello che state vedendo adesso, ragazzi, è il primo cellulare ad essere dotato di una fotocamera. Siamo negli anni 2000. Lui, l'Ericsson T39, mi ha fatto tanta compagnia quando ero alle superiori, ce l'avevo giallo, fighissimo. E lui, ragazzi, il communicator, è lo smartphone che io desideravo di più quando ero bambino. Siamo nel 96. E questo è il Samsung Galaxy S2. Ve lo ricordate quando uscì l'iPhone? Lui era il diretto concorrente dell'iPhone 3G o del 3GS, non ricordo bene. Tra l'altro ricordo che io andai a fare un day one, proprio per il 3GS, mi sembra, e me lo portai perché me lo comprai. E tutti quanti dicevano, ah, che display, fighissimo l'S2. E sapevate che nel 99 Samsung produsse lui. Che cos'è? È un telefono da braccio, un pochino strano, ma non più strano di lui. Questo è il Matrix Phone, questo è il telefono che Samsung produsse per il film Matrix Reloaded. Adesso ci hanno portato dentro un teatrino gelato in cui non so cosa ci facciano vedere, ma spero ci diano delle copertine perché è congelato. E poi dopo cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere la zona in cui i dipendenti di Samsung si rilassano e poi ci vanno a fare un tour in bus per farci vedere un pochino la Digital City. La cosa bella è che ci hanno detto che possiamo registrare, ma non dobbiamo registrare mostrando i volti dei dipendenti che lavorano nella città. Quindi secondo me è un po' complesso, che dici? Allora, continua il tour, mio caro Cesottino, ma adesso... Andiamo, dove andiamo? No, non lo so, credo al Central Park, si chiama proprio così. Sì? Del campus qui di Samsung, chiamiamolo. Sì, sì, molto bene. Poi... Madonna, che vento! Poi andremo a vedere un po' tutta la facility, tutti i servizi che hanno quelli che lavorano. Bello, andiamo. Insomma, siamo nell'area un pochino più ludica del campus. Qui i dipendenti Samsung, se vogliono, possono arrampicarsi e magari saltare qualora vada male una riunione. E qui invece, ragazzi, c'è la palestra. Guardate che palestrina che hanno. Ah no, ragazzi, no, la palestra non ve la posso far vedere perché ci hanno chiesto gentilmente di non mostrare il volto dei dipendenti per privacy. Però se mi giro di qui magari posso farvi vedere qualcosa, ok. Giusto qualche tapirulan. Vabbè, direi che non è che se la passano proprio malissimo, eh. E qui invece, ragazzi, ci sono due stanze per giocare a squash. Io quando ero in Canada giocavo sempre a squash, che in realtà è un più o meno parente del padel. Sì, ma questo sta sempre davanti. Che poi effettivamente è altina questa parete, eh. Non sembra, ma dall'alto fa un certo effetto. E questi, ragazzi, sono i menu dei ristoranti. Si può mangiare cucina di diverse nazionalità, diversi piatti, ma sicuramente io andrò su lui, il Napolipoli Spicy Cream Pasta. Secondo me deve essere veramente una... Però vedete, in realtà ci sono diversi tipi di cucine, diversi tipi di pasti, ogni pasto ha le sue calorie in modo tale da capire quanto si può ingrassare. Ma questa è un'informazione che per me è molto importante. E poi vedete, ci sono tutte queste cose coreane. Allora, Emma, adesso dove si va? Vanno un tunnel sotterraneo. Tunnel sotterraneo? Attenzione, mamma mia che caldo. No, dovete sapere che dentro hanno tipo il climatizzatore a meno 15, ma veramente meno 15. Poi si esce e fa un'afa veramente incredibile. Che te la fanno soffrire il doppio di quello che in realtà è. Sì, se sentite rumori è perché ho 7000 cose appese al collo e il microfono è qui, eh. Si va per Central Park, eccolo il tunnel sotterraneo che diceva Emanuele. Qui siamo al C-Lab, che è un laboratorio di idee in cui soprattutto i creativi o le start-up discutono su progetti, idee, anche un po' stravaganti, dai, come me. Ok, facciamo i seri, entriamo nell'incubatore di startup di Samsung e fa incredibilmente freddo. E adesso niente, dobbiamo sederci perché ci dovranno spiegare di cosa si tratta e cosa fanno. Allora, questo è un laboratorio creativo di C-Lab, aiutatemi a uscire da questo casino, ok? Vi spiegherò a breve che cos'è questo C-Lab perché è molto, molto interessante come concetto. E quello è uno dei laboratori in cui iniziano a lavorare sulla produzione, sulla stampa in 3D dei prototipi. Anzi, quasi quasi ve lo spiego adesso che cos'è C-Lab. Che ne dici? Ah, ecco. Devo spiegartelo io? Dove praticamente i dipendenti vengono a creare cose creative. Allora, in realtà è un aggregatore, diciamo, di idee, startup,
è diviso in due sottosezioni, diciamo così, quella interna Samsung, e poi da qualche tempo hanno anche aperto spin-off, che sarebbe, diciamo, il modo con cui Samsung investe in queste start-up che non sono proprio interne dell'azienda. Ci hanno fatto vedere qualche prototipo, non ho potuto registrarli, però devo dire che ho visto cose tipo una fotocamera 360 da collo, tipo collana, o un sistema di ricarica automatica delle auto elettriche, un robot che una volta che parcheggi l'auto viene e te la ricarica mentre tu dormi la notte. Adesso ci tocca andare a prendere il pullman, ma c'è un cartello che ci ricorda il motivo per cui siamo in Corea. Manca poco, ragazzi. E questa, ragazzi, si chiama Samsung Experience House. E in sostanza è una casa connessa, la casa ideale, secondo Samsung, con tutti i dispositivi IoT. Praticamente un po' come casa mia. Ci sono anche i cagnettini. Si controlla tutto tramite Bixby. E con un'automazione il salotto si prepara per la visione di un video o di un film, diciamo. Come viene integrato tutto l'IoT in cucina? Ha fatto lo scan di questi ramen, sul display del frigorifero arriva la ricetta e premendo quei tasti arancioni manda al purificatore dell'acqua, per esempio, la produzione di acqua purificata per cucinare giusta per questa ricetta. E anche la cucina ad induzione è collegata al frigorifero e in sostanza starà acceso per il giusto periodo in modo tale da poterli cucinare. Ma la domanda è: secondo te, questi noodle ce li fa mangiare? Sì, detto. Sì. Mi hai convinto. E niente, non ce li ho fatti mangiare questi noodle. Però il concetto di questa casa è quello di una casa composta da tutti elettrodomestici e dispositivi IoT che vengono tutti controllati tramite SmartThings. SmartThings è l'applicazione, no? Di Samsung per la gestione dei dispositivi intelligenti, un'applicazione che effettivamente non è niente male. Perché? Perché è in grado di parlare anche con tutte le altre piattaforme IoT, quindi si possono controllare dispositivi anche non Samsung. Nel frattempo siamo arrivati al primo piano, questa è un'area relax con le console e qua si gioca, qua si gioca. Guardate questo monitorone. E niente, mi sono seduto nell'area console. Ok, si torna in pullman. Come ti sembra questa casa? La mia fa cagare. Effettivamente è una casa bellissima, anche se anche io a casa ho tutte queste cose. C'è un po' di vento, non so se si sente. Però il letto che si apre e si chiude automaticamente. No, no, quello non ce l'ho, è vero. Adesso con il pullman ci faranno fare un giretto di tutta la Digital City. Io vi faccio vedere qualche immagine. E dopo questa carrellata di immagini vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. A te è piaciuto, Emma? Molto. Lo sapevo. Perché tu hai veramente buon gusto. Non potevo dir no, no? E quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fatemi sapere nei commenti, parliamo nei commenti, fateci domande nei commenti. E ci vediamo al prossimo video e soprattutto per la recensione dei nuovi foldable di Samsung.